Nel periodo di Carnevale in Calabria è tradizione preparare le crespelle tradizionali e anche le zeppole. Oggi facciamo sia le crespelle, quelle normali, e sia le zeppole con aggiunta di 'nduja. In questa preparazione gli ingredienti sono 1 kg di farina 00, 500 g di patate che andranno schiacciate, quindi sono state bollite, più o meno fate un paio di cucchiaini di sale, due lieviti per pizza, per dolci, che corrispondono a 14 g, acqua quando basta. Prepariamoci subito a mischiare le cose. Adesso la prima cosa che faremo, schiacceremo le patate, le renderemo a purea. Possiamo schiacciare le patate in questo modo, vedete? Schiacciamo l'ultima patata. Ecco qua. Queste sono più o meno 500 grammi di patate bollite. Adesso sciogliamo due bustine di lievito che corrispondono esattamente a 14 grammi. Nell'acqua, diciamo così, ambiente, non deve essere troppo calda, diciamo acqua che sta sui 20 gradi, non di più. Già quest'acqua potrebbe essere già sufficiente per poter poi mischiare la farina con le patate, perché le patate rilasciano un po' di acqua, anche se questo composto deve essere abbastanza morbido, quasi appiccicoso, per fare sia le zeppole con l'antuia e anche per fare le crespelle, o chiamate grispelle da noi. Sono delle ciampelle molto semplici da preparare che richiedono anche 4-5 ore di lievitizzazione. Poi vanno fritte oppure si possono infornare. Io in questo caso le faccio fritte con l'olio di girasole. Volendo anche quelle di arachidi va bene lo stesso. Sarebbe ottimale quello di oliva, ma il costo sarebbe veramente esagerato. Con una spatola di legno possiamo cominciare a mettere la farina in questo modo e cominciamo a girare amalgamando il tutto anche con le mani, strada facendo. Possiamo versare un altro po' di farina. Mettiamo anche un po' di acqua. L'acqua la dobbiamo gestire a secondo di come sono anche le patate, quindi ci renderemo conto strada facendo come gestire l'acqua. In rapporto a quello che è l'impasto, decideremo se aggiungere acqua un po' di più o trovarsi nella condizione di aggiungere anche un po' di farina, casomai. Beh, possiamo anche mettere il sale. Sono un paio di cucchiaini, anzi un cucchiaino e mezzo di sale, ancora un po' di acqua, mettiamo un altro po' di acqua, possiamo mettere tutta la farina, mettiamo ancora un po' di acqua. Adesso procediamo con le mani. Si può anche lavorare in questa ciotola, volendo si può anche mettere sul tavolo, ma la stessa cosa. Se lavoriamo un po', ci renderemo conto, strada facendo, che l'impasto risulterà più morbido perché le patate rilasciano un po' di acqua. Però questo impasto richiede che deve essere abbastanza molle. Addirittura anche fastidioso poterlo lavorare poi in fase finale, ma la procedura vuole che sia abbastanza molle.
volete fare con lo stesso impasto, panzerotti, pizze, focacce, lo dovete tenere più duro. Volendo potete dividere in due lotti e fare il lotto per le pizze, focacce e robe varie più duro, quindi aggiungere semmai un po' di farina. Quello invece per le zeppole e per le crespelle si deve risultare abbastanza appiccicoso. In questo modo qua. L'impasto più o meno deve essere in questo modo qua. Si può lavorare ancora un altro po' e siamo già pronti per poterlo poi mettere. Deve poi riposare almeno, diciamo così, 3-4 fino a 5 ore e poi faremo fra 4 ore più o meno di lievitizzazione, che ce ne renderemo conto quando è lievitata, faremo le zeppole, alla quale metteremo anche l'antuglia molto sfiziosa. Poi si possono mettere anche delle acciughe e faremo anche le crespelle, le classiche ciampelle nostre tipiche di questo periodo. L'impasto si deve presentare con questa consistenza, vedete, anche se è molliccio, è proprio questo la sua caratteristica per preparare le crespelle, le zeppole, che di sovente vengono preparate nel periodo di carnevale in Calabria. Adesso l'impasto va coperto con un canovaccio, io metto un po' umido con acqua tiepida, e lo lasciamo lievitare in un posto tra i 20 e i 25 gradi per almeno, diciamo, 3-4 ore, ma questo lo valuteremo strada facendo. Dopo 4 ore, come vedete, l'impasto è pronto per essere. Si è lievitato praticamente al doppio, quindi possiamo adesso cominciare a friggere, dopo che abbiamo messo almeno, diciamo, 2,5 litri di olio in questa grande padella capiente. Adesso l'olio deve arrivare a una certa temperatura e poi metteremo le prime porzioni per creare le crespelle. Per creare le crespelle io metto prima un po' di farina. Praticamente si prendono in questo modo dei pezzettini, anche se sembra che siano attaccati, vedete, si fa un buco centrale, in questo modo si allargano un po' e sono già pronti per essere messi. Allora, per preparare le crespelle si ritira un pezzo di pasta. Si mette un po' di farina in mano, così andate meglio. Poi basta fare un foro centrale, si allarga il più possibile e si può già mettere in questo modo. Si prende un pezzetto così, si allarga il più possibile. Allargate un po' di più, sennò tendenzialmente si chiudono. Sono molto lievitate queste qua, eh. Queste le abbiamo già sfornate, come vedete hanno questa sua caratteristica molto gradevole, anche se sono irregolari, ma è proprio nella sua caratteristica. Molto gonfie, poi verranno zuccherate e faremo anche delle zeppole con dell'anduja. La cottura è molto veloce, come vedete saltano subito, anche se le forme non sono proprio regolari perché la pasta è molto molle, quindi hanno questo aspetto un pochettino irregolare, ma va bene così. Ma sono belle lievitate, vedete come sono interessanti. E la cottura, ripeto, è quasi un lambo perché lievitano in maniera molto veloce. Adesso creiamo le zeppole con l'antuglia. Il passaggio è semplice, si prende un pezzettino di pasta, più o meno così, pure di meno, volento. Ecco qua. Si prende un pezzo di duia, si mette all'interno, si sovrappone così, si possono già mettere nell'olio in questo modo. Pezzettino. Intanto impanatevi le mani, sennò è difficile lavorare con questa pasta morbida. E di qua, duia.
avanti così a finire con le zeppole con l'anduja. Volendo si può anche mettere, volendo anche le acciughe. In questo caso noi utilizziamo l'anduja. Le zeppole e le crespelle per carnevale sono pronte, vedete? Queste sono state fatte anche con l'anduja, si vede che sono più rosolate, molto interessante. Qua metteremo invece lo zucchero. Una grande cosa, semplice da preparare, ma ci vogliono le attenzioni giuste e la giusta preparazione, anche la lievitizzazione deve essere molto molto lunga. Io sono messo a friggere dopo 5 ore. Se era trovato d'estate, andavano bene anche 3 ore. Durante l'inverno possono anche passare fino a 5 ore. Salve da Acropalati, provincia di Cosenza. Stasera, nel periodo di carnevale, fra poco è carnevale anche qua, si preparano dei dolci. In questo caso noi abbiamo preparato le crespelle con anche le zeppole. Le crespelle si preparano con farina e patate e una lievitizzazione di 5 ore più o meno, aggiungendo un pizzico di sale senza zucchero. Il risultato è questo qua. Hanno questa forma non proprio regolare, ecco perché si chiamano crespelle, queste crespe, e si presentano in questo modo. Si possono anche mangiare intisere lo zucchero, vedete? Si possono zuccherare in questo modo. All'interno si presentano in questo modo molto lievitate con le patate, vedete? E sono molto molto interessanti, molto gradevoli. Poi queste sono le zeppole preparate sempre con lo stesso impasto, ma all'interno abbiamo messo l'antuia. Bene, abbiamo fatto sia le zeppole con l'anduja con lo stesso impasto e le crespelle. Queste si mangiano praticamente così. Sono molto interessanti perché hanno questo piccante dell'anduja e stuzzicano parecchio l'appetito. Sono dei veri antipasti che si possono mettere sul tavolo nei ristoranti di qualità. Alla prossima occasione da Acropalati, provincia di Cosenza, da Michele Expert.